Caltanissetta partecipa al bando regionale pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per il finanziamento di progetti di illuminazione artistica esterna di castelli, manieri, fortezze e torri. Sono 5 milioni di euro messi a disposizione dal governo Musumeci per tutta la regione. Una volta presentate, le domande saranno valutate e ammissibili se positivamente, secondo una procedura a sportello. Il 10% potrà essere versato dall'ente proponente, in questo caso dal comune, e il tetto massimo del contributo a disposizione della regione non potrà superare i 90.000 euro. È uscito un bando il 28 di gennaio, quindi proprio di recente, che dà la possibilità agli enti pubblici di potersi dotare di un'illuminazione per quanto riguarda i castelli, le torri e diciamo, le cose storiche presenti sul territorio. È un bando a sportello, e quindi significa che chi prima arriva sarà servito praticamente. E le risorse finanziarie sono abbastanza sostanziose, si parla di 5 milioni di euro per finanziamenti non superiori ai 90.000 euro, quindi saranno tanti magari i castelli che potranno essere approvati, però sono anche tante le opere che dovranno essere illuminate, quindi io non mi illudo del fatto che c'è la certezza dei soldi e sto spingendo appunto l'ufficio per redigere il progetto e presentarlo non appena si aprirà la finestra per la presentazione dei progetti. Certamente il castello di Pietrarossa, che attualmente ha uno skyline assolutamente buio la notte, quindi è totalmente invisibile, sarà ben illuminato e si avrà la possibilità di poterlo vedere e con delle forme artistiche luminose anche valorizzarlo nella sua, diciamo, durante il periodo serale, quando appunto potrà essere illuminato.